Buongiorno, buongiorno a tutti. Si stanno connettendo. Buongiorno ragazzi, se qualcuno su Instagram può dirmi per favore se si sente bene o se c'è fruscio, ogni tanto c'è sotto un fruscio. Ci sono delle icone nuove su Instagram, adesso vado a toccarle tutte e farò un casino pazzesco. Questo è Aki. Sì, si sente bene? Oh, sì, si sente male. Si sente, ok, grazie. Grazie, Soda Caustica. Buongiorno anche ai ragazzi che si stanno connettendo su TikTok. Oggi resto poco più di una quarantina di minuti con voi. Se avete delle domande da farmi riguardo la cinofilia, il vostro cane, curiosità sul cane, ok. Sono qua. La prima volta i ragazzi su Instagram sono di più dei ragazzi su TikTok. Qualcosa mi fa pensare che su TikTok ci sia qualcosa in corso di strano, perché di solito è il contrario. Ciao Chiara! Ancora nessuna domanda, questa cosa è stranissima. Eccola, arrivata. Il mio cucciolo di 6 mesi mordicchia molto, si calmerà? Dipende da che cosa gli insegni. All'inizio usano tantissimo la bocca per esplorare, un po' per il fastidio dei denti, un po' perché tutto il mondo lo computano attraverso la bocca. E poi, in base all'educazione che tu hai messo, alle informazioni che gli hai dato, smetterà o continuerà a farlo su oggetti consentiti oppure su cose che non vanno tanto bene. Tipo, se io gli ho spiegato che ogni singola volta che mi viene a morsicare a me succedono delle cose che a lui possono interessare, tipo che ha la mia attenzione, Houston, tu hai un problema. E quindi, quando iniziare l'addestramento con un cucciolo di rotta di 3 mesi? L'addestramento anche mai l'educazione il giorno che l'hai portato a casa. E la differenza fra i due è che se non hai un cane educato con un minimo di cervello acceso, non arriverai mai comunque all'addestramento, cioè i comandi funzioneranno nel salotto di casa, nel giardino e finito lì. Se hai un cane calmo, tranquillo, serafico, concentrato, anche se adulto, magari non arriverai ai mondiali di nulla, però hai tutto il tempo per poterci lavorare. Cerco di fare un... Eccomi qua. Mio Jack Russell di 1 anno, quando metto il guinzaglio inizia a girare intorno a se stesso. Può essere uno scarico, può essere la classica forma da Jack Russell che gli parte la manetta. Andrebbe visto nel contesto in cui lo fa, poi. Buh. Rompiamo il ghiaccio. Cosa ne pensi dell'uso del collare elettrico? No, elettronico vibrazione con cane sordo. Al momento stiamo già lavorando sul richiamo, sull'abituarla a guardarli in toto in passeggiata. Allora, in realtà non c'è molto da rompere il ghiaccio. Se vai a guardare nei miei vecchi video troverai dei video su un collare elettrico, su un collare a vibrazione che io uso, non tantissimo perché non è che ho tutti questi cani sordi con cui poterlo, a cui poterlo consigliare. Lo trovate anche nel mio shop di Amazon. L'essenziale è fare una buona abituazione. Poi, che cosa sa fare quel cane sordo? Perché abbiamo bisogno della vibrazione? Però problema zero, cioè nel senso è uno strumento, il cane è sordo e mi aiuta ad attivare la sua attenzione quando è fuori dalla mia vista. Quindi ho il cane 300 metri avanti con la vibrazione, semplicemente io tendo a fargli fare l'associazione del girati verso di me e poi con i gesti faccio tutto quello che serve. Mi vieni, fermati, raccogli, tutti i vari comandi. È che non ci sente, quindi lo uso come strumento per farmi sentire, quindi cioè non è che c'è un'opinione, proprio non c'è un'altra alternativa. Primi giorni di un cucciolo in casa, consigli tantissimi. Allora, il primo fra tutti, quando entrate in casa, fate un giro di casa col guinzaglio.
Se avete delle zone pericolose o vietate per il cane, fate in modo di non andare lì, non dovete indurre il cane in errore, portatelo col guinzaglietto in giro per tutta la casa, intanto uno capite se avete lasciato delle cose pericolose, due cosa attiva l'attenzione del cane e siete comunque in una situazione di controllo e potete rinforzarlo e dirgli quanto è bravo che vi segue dove ovviamente può stare. Questo è proprio uno dei primi consigli che io tendo a dare da anni e non ho mai sentito nessun collega consigliare questa cosa qua, eppure io lo faccio anche con i cani che tenevo quando offrivo il servizio pensione, lo faccio anche con i cani dei clienti per spiegargli come dove girare all'interno della casa che non conoscevano, in quel caso era casa mia. Cosa ne penso nell'uso dei feromoni in caso di trasloco? Può essere utile per farlo stare più tranquillo? Allora, è un argomento un po' spinoso, nel senso che per i gatti, per me, se non siete seguiti da un professionista, non comprateli, perché a differenza dei feromoni per cani possono fare dei danni, e quelli per cani la mia domanda è: funzionano? Perché non sono così convinta che abbiano una reale efficacia. Visto il costo non proprio abbordabile, sono un po' restia. E comunque non sono i feromoni che sistemano la cosa. Tanto più che a un cane del cambio di casa dovrebbe importare poco se le abitudini della casa restano sostanzialmente quelle. CLC aggressivo più con donne per mancata educazione alla famiglia in cui stava. Non ho capito. Nel senso, mancata educazione cosa vuol dire? Erano solo uomini, quindi è una mancata socializzazione, che è strano perché di solito sono i cani tendenzialmente sono più reattivi sugli uomini che non sulle donne. Poi aggressivo, tra virgolette, non lo so. Cioè, mi hai scritto delle robe che messe insieme non mi danno molto, molto senso. Su Instagram, la mia Whippet è molto diffidente, va in passeggiata anche in casa con persone che non vivono con noi. Come posso aiutarla? Come aiuteresti una persona diffidente? Dille che può fare dell'altro, tipo in casa può andare a mettersi sul suo cuscino, sulla sua brandina e vieterai a chiunque di potersi avvicinare. Quando siete in passeggiata potresti insegnarle a camminare magari un passo dietro. Quando vede qualcuno, dai, passa dietro, tu sei davanti a lei o a lui, adesso non ho visto se è un maschio o una femmina, e in questo modo lentamente dovresti costruire un'abitudine per cui se il cane decide che vuole togliersi dei maroni, tu, lo può fare. Questo è estremamente funzionale, cioè non vai proprio neanche ad intaccare il fatto di farla rasserenare, le dici semplicemente come gestire una cosa che le piace fino a una certa. Chihuahua, 10 anni, da qualche giorno in casa. È a testa bassa, immobile, ma fuori attivissima. Mi preoccuperei di capire se sta bene. Perché se non l'ha mai fatto prima, un cambio di comportamento, anche limitato ad un ambiente, potrebbe essere indicativo di un problema fisiologico. Quindi, punto 1, veterinario. Se il veterinario dice che non c'è niente, cosa avete cambiato all'interno della casa? Perché qualcosa è cambiato, per forza. Perché altrimenti si ritorna al punto 1. Meno la maggioranza delle volte. E su TikTok chiedo la cortesia se potete fare un po' di tap. TikTok è stranissimo in questi giorni. Cane cucciolo, 6 mesi che fa bisogno in giardino. E non è un problema, ma fuori durante le passeggiate fa forse 2 pipì. Già buona. Ci sta. I cuccioli non vogliono sporcare e mettere il loro odore dove ci sono gli odori degli altri. Potrebbe volerci più di un anno prima che inizi a prendere il coraggio di marcare all'esterno. E se sia che sia maschio sia che sia femmina, con molta calma sulla sterilizzazione o eventuale castrazione. Valutatelo, ma permettetegli di diventare adulto. Poi eventualmente fate una valutazione con un veterinario comportamentalista, non generico. Perché sono più reattivi con gli uomini? Probabilmente per postura, voce, testosterone, non lo so, però molti cani, che poi non è detto, ci sono dei cani che tendono a essere più orientati, così diciamo, verso gli uomini, ma in genere aumenta anche la reattività verso questi. Se c'è una motivazione scoperta o studio, non lo so, non saprei dire. Però è più facile che un uomo venga aggredito rispetto aggredito,
che un uomo eliciti la risposta di un cane rispetto a, ad una donna, perlomeno in generale. Carlino, 2 anni, da mesi fa la pipì in casa pur riuscendo a farla 4 volte al giorno. Che fare? La domanda è, esce 4 volte al giorno, ma cosa avevate fatto voi per insegnargli a sporcare all'esterno? Cosa succede quando lui sporca all'interno? E come si comporta in generale quando ha la possibilità di scegliere le attività? Nel senso che se io so che il mio cane adora fare una determinata cosa, ma per X motivi non riesco mai a fargliela fare, forse quello che ti fa è frustrazione, non sono neanche marcature, oppure potrebbero essere marcature, perché tu continui ad andare lì con un prodotto che pulisci te, che pulisco io, non te ne rendi conto, ma attivi l'attenzione del cane su quella cosa, oppure per il cane è diventato un divertimento fantastico pisciare in giro per casa perché sa che tu molli tutto per andare a pulire. Però non lo so, cioè, nel senso, andrebbe visto. Un cane di 2 anni comunque che sporca in casa, di sicuro qualcosa che è andato storto c'è, ma garantito al limone. Cosa sia, servirebbero tante informazioni in più. Punto 1, accertatevi che fisicamente stia bene. Potrebbe esserci qualcosa in corso. Se il veterinario dice no, il cane è tutto a posto, sta sanissimo, bisogna andare a spurciare tutte quelle che sono le abitudini quotidiane. Ma questo è la forma mentis che dovete avere di tutto, di qualunque cosa. Punto 1, sta bene. Se il cane sta bene, tutti i suoi bisogni sono appagati. Se la risposta è sì, allora andate a guardare cosa si potrebbe cambiare nella gestione del cane. Non è che c'è... non sono tante le cose diverse che possiamo fare. È troppo presto per sterilizzare una femmina di 2 anni e mezzo, il carattere si è già formato del tutto, e che ne so. Quando volete avere una valutazione per una sterilizzazione o castrazione, secondo me il professionista che fa per voi è il veterinario comportamentalista. È medico e quindi ha tutte le informazioni mediche possibili e immaginabili, ma ne capisce anche di comportamento. E quindi se quell'individuo lì è meglio tenerlo intero perché è XY0, ve lo dice. Se non ci sono problemi, ve lo dice, e vi dà anche indicazioni sul tipo di intervento da fare, perché anche lì noi parliamo sempre di sterilizzazione e castrazione, ma non è che c'è un intervento finito, quello c'è. Cioè, ci sono diverse cose, però ci vogliono delle valutazioni professionali per potervi essere di aiuto. Non c'è una risposta ed è così. Infatti, perché mi arrabbio con le associazioni che impongono la sterilizzazione e castrazione? Perché non funziona in quel modo, si fanno dei danni. Bisogna capire l'individuo che si ha davanti, e in base all'individuo che si ha davanti e anche alle esigenze poi della famiglia dietro, si fanno le valutazioni. Ma tutto bianco, tutto nero, cioè, anche no. Quindi io quando sento quelle robe mi scatta la carogna. Il mio Pei, Sharpei o Pei, 3 anni, quando qualcuno entra in ufficio diventa aggressivo, cosa posso fare? Allora, sempre la selezione dei clienti, che cioè della serie, che ufficio hai? Un recupero crediti? Perché se li uccidi prima che ti pagano, non mi sembra una grande idea tenere il cane in ufficio, che la gente che scappa. Cosa si può fare? Capire perché? La domanda è, se hai un cane che non è a proprio agio con le persone, perché continui a portartelo in ufficio? Cioè, io ho... sempre avuto in ufficio con me i cani, però erano dei portinai, adoravano l'interazione con le persone, non mi cacciavano via i clienti, anche perché altrimenti sarei fallita nel giro di 2 settimane. Andrebbe visto, un po' per la tutela del cane stesso, scherzi a parte, un po' perché mi metto anche nei panni di quelli che magari arrivano una volta, si trovano il cane, gli fa brutto, insomma, non, anche per te non è proprio il massimo. Vanno tutti d'accordo, ma a volte il mio cane ricorre ai gatti. Sarà un istinto di predazione che scatta a volte nei confronti del gatto? Se io tiro una pallina davanti a un cane, buona parte dei cani mi si attiva, anche quelli che non hanno nessun problema con i gatti. Hobby, tende a dare attenzione ai gatti fermi e non a quelli in movimento, ma Hobby è cresciuto in mezzo ai gatti, quindi ha un altissimo predatorio sulle auto, corre dietro frisbee, palline, tutto quello. Però se un gatto gli corre davanti, li guarda.
se un gatto sta fermo vuole andare da loro, ed è un pazzo scatenato, perché spesso e volentieri lo minacciano di morte e lui come un cretino vuole andare a prenderle. Ho dei filmati, li avevo caricati con l'hashtag Cino Viaggio, tutto attaccato, e gatti dovreste trovarli. Consigli per una cagnolina di 5 mesi: fa pipì ovunque in casa tranne che sulla traversina. Tu chiedi a me delle traversine, tu non sei un mio follower. Io so che tu non sei un mio follower, perché la parola traversina detta a me, cioè proprio, è una brutta parola, una brutta parola. Le traversine con i cuccioli non si usano. No. Le traversine sono state ideate per casi specifici, cani convalescenti, cani anziani, incontinenti, che hanno un problema fisico, ma i cuccioli devono imparare ad andare fuori. E non è mettendogli una superficie assorbente in casa che glielo insegnate. È follia. Quindi, se avete il cane a cui avete insegnato a pisciare in casa e a 5 mesi continua a farlo, fatevi pat-pat molto bravi, e avete ottenuto quello che gli avete insegnato, di sporcare l'interno di casa. Quindi, traversina, c'è proprio zero. Poi mi domando come mai non mi fanno mai fare le sponsorizzate, tipo i produttori di integratori, di traversine, non capisco, io sarei, vabbè, non mi vogliono, non mi apprezzano. Due cani femmine, conviventi, entrambe sterilizzate, come mai una delle due in passeggiata marca sulla pipì dell'altra, marca o mette il suo tag dicendo di cui siamo passate la famiglia Bianchi insieme, perché... Il fatto, anche questa cosa, per anni hanno detto, ah sì, perché questo cane è dominante, perché va a fare la pipì sopra quella degli altri. Poi in realtà, da un'analisi un pochettino più attenta, ed è complessissima tutta la parte delle varie marcature, ma da un'analisi più attenta si è visto che è più come essere amici di pipì. Siamo nel gruppo Le Pipì del Vatte la Pesca, una sorta di social per loro. Quindi più i cani tendono ad avere un certo tipo di affiliazione, più è facile che le loro pipì tendano ad avvicinarsi, a volte persino a sovrapporsi. Poi se c'è un conflitto si può vedere, però sono più cose... con cani che non tieni facilmente insieme, ecco, mettiamola così. Sto andando tanto sul generico e ho fatto molta spannometria su questa cosa. Se ci sono degli istruttori che mi hanno sentito, non strappatevi i capelli, lo so, però così dà un senso. Secondo lei, un istruttore che conosce un cane da 5 anni e se lo fa scappare è normale? Allora, l'incidente, il problema può succedere a chiunque. Poi... che un cane mi sorprenda dopo anni che ci lavoro insieme, forse ero molto distratto, forse, cioè tutti hanno le giornate sì o no, a me fa specie anche che un professionista si faccia scappare un cane che ha lì da 2 minuti, cioè se sei un professionista certe robe non dovrebbero succedere, poi tutti possono fare un errore, ci può stare, poi non lo so. Consigli per controllare meglio il predatorio del cane? Ho un branco di 3 e se siamo in giro nei boschi, come facciamo ogni giorno, se passa un selvatico non riesco a richiamarli e tenerli ingaggiati. Se hai 3 cani e sei nei boschi e sei già di avere un problema di predatorio, che cazzo li sgancia a fare? Stai allenando l'errore. Più io faccio una cosa, più la imparo. Non è che siccome io vado lì e spero di riuscire a richiamarli, quella singola volta in cui riesco a richiamarli ho allenato e ho insegnato il richiamo, no? Il richiamo si insegna in separata sede, lo si allena man mano con piccole inserimenti di difficoltà aggiuntive, e poi se va bene allora mi metto alla prova magari in un contesto di controllo, in una zona veramente conosciuta, dove so che ci sono anche pochi selvatici e mi metto alla prova. Ma se io tutti i giorni vado dove so che fanno l'errore e lo fanno, lo stanno allenando. Quindi attenzione a quello che proponete, anche proprio a livello di didattica. C'è un Irene secondo te, ma non so secondo me cosa. La differenza del cane nei confronti di sconosciuti va aiutata? La diffidenza... Ma io tendo a rispettarla, cioè nel senso,
perché dovrei avvicinarmi a degli sconosciuti? Io persona. Cioè, sono lì, in presenza di sconosciuti, io faccio del mio, loro fanno del loro, basta. Cioè, non è che i cani devono essere tutti socievoli e sociali, eh? Non devono essere aggressivi, questo no. Però, sta giù de dos, mi sembra un'eccellente informazione da scrivere sulla maglietta. Sta giù de dos. Baffio di coglioni. Cioè, io sono abbastanza... È utile introdurre un clicker sin da cucciolo? Come può essere utilizzato quotidianamente? La domanda è, why, perché? A cosa ti serve il clicker? Che non puoi fare... Il clicker è questo, eh? È questo cazzillo che fa sto coso. E ce l'ho sul tavolo perché per la prima... No, vi scherzavo. Per la prima volta in 4 anni, Ovi ha 4 anni, ho condizionato Ovi settimana scorsa a questo. Non l'ha mai visto prima. Infatti adesso mi stava guardando come dire... Cos'era quella roba? Aspetta che non me lo ricordo ancora. Però il clicker è un cazzillo. Il mio consiglio con i cani, di sicuro dai 2 ai 4 mesi, io tendo a usare solo social. E per solo social più potete usare coccole, complimenti e gioco, meglio è. A una certa, anche per cani molto 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 portati al gioco, conviene introdurre anche il cibo su determinate cose, ma il fatto di usare il clicker o meno con un cucciolo non fa nessuna differenza, nessuna. Non è un'opinione, ma è stato, sostanzialmente stanno tentando di dimostrare che questa fantastica salienza dello stimolo esista, ma nei comportamenti semplici, no complessi, in quelli semplici, usare il clicker, dire bravo o non dire assolutamente nulla, quindi muti come pesci, ma a parità di tecnica utilizzata, che è il condizionamento operante, non cambia niente. Quindi tutte e tre le cose che potete fare, clicker, bravo, oppure muti, non cambia nulla, non fa nessunissima differenza, anzi pare che stare zitti sia forse la cosa migliore. Banalmente vi dico, da osservazione, vi posso dire, perché il cane non si distrae, non si sposta, non cambia l'attenzione da quello che sta facendo. Ostia, siamo partiti un miliardo di... Mi sono perso via sul clicker che neanche uso. Ho un Parson di 8 mesi ingestibile. È un Parson di 8 mesi con un predatorio pazzesco. È un Parson di 8 mesi in me. Ho 2 gatte in casa. Consigli per la sopravvivenza? Tutela i gatti, fai in modo che possano verticalizzare, spostarsi, rallenta e ferma anche il cane se occorre. E per ferma intendo, piuttosto, se ci sono i gatti in giro, metti il guinzaglio al cane, ma non limitate sempre lo spazio ai gatti, come spesso vedo consigliare, perché prima o poi anche i gatti picchiano fuori di testa e sono molto più difficili da risistemare, quindi occhio. Cinzia, vedo... Il mio cucciolo morde, tutti i cuccioli mordono, all'inizio della live è stata la primissima domanda, mordono, o meglio usano la bocca per esplorare il mondo. Sta a noi, tramite l'educazione, uno, permettergli di farlo su cose che non siano dannose o pericolose o la vostra pelle, e reindirizzarlo su oggetti che possono andare bene. Più gli fate mordere, più gli insegnate ad utilizzare questo strumento, più diventeranno bravi a farlo e più sarà facile per voi dirgli anche meno, e per anche meno portate a casa le mani, ragazzi. Madonna, i like su TikTok, cioè, spettacolo, grazie, siete partiti a manetta. Jack Russell reattivo in passeggiata con cani e persone, cosa posso fare? Capire la motivazione dietro, perché altrimenti sei sempre lì a correggere un errore che però è già stato fatto. Perché io non amo le correzioni, non sono buona, io sono pigra. Se io metto il cane in condizioni di fare un errore e lo fa, lo allenato, punto, e non ce n'è di cazzi. Se voi parlate con un allenatore di un atleta professionista, di, che cavolo ne so, atletica, deve fare un gesto tecnico e questo gesto tecnico non viene fuori, il bravo istruttore lo ferma, spezzetta tutto quell'esercizio in differenti parti, mette quel movimento che non gli riesce magari in un altro contesto e poi ritorna a fargli fare quello che dovrebbe fare. Ragionate come dei trainer, dei personal trainer di atletica, ma se tirate fuori sempre l'errore, state allenando l'errore.
appunto, e potete urlare tutti no, secchi, brutte, champenois del mondo, la cagata l'ha già fatta, arrivate dopo. E quindi siate pigri, cercate di trovare il modo di insegnare in situazioni in cui è più facile fare la cosa giusta che quella sbagliata, per intenderci. Il mio pincher di un anno, ultimamente, se lo tocco cerca di mordermi, ringhia e si difende. Gli hai rotto i marroni? Era piccolino, l'hai tirato su troppo spesso? Cioè, i pincher di solito sono cani con un orgoglio grande quanto 18 universi, forse quello, forse ha un dolore, perché di nuovo il discorso che facevamo prima, il cane sta bene, perché magari tu ti abbassi per sollevarlo, questo c'ha, che ne so, mal di pancia, e nell'istante in cui lo tocchi sente fisicamente dolore, quindi ti risponde a quello. Quindi capite se sta bene. Se sta bene, gestito bene, cioè, cercate di capire da che cosa arriva, ma ogni tanto anche loro possono dire minchia, mollami. Però non lo so, andrebbe visto. Francesca scrive, ho un dubbio, si tratta di maltrattamento. Se un educatore cinofilo per risolvere i problemi con mio cane fobico, con paura, macchine cicliste, lo ha portato in centro città, ora è peggio di prima, ha fatto flooding. Cioè, fermo restando adesso un educatore, se si definisce tale, non è probabilmente pronto a fare l'istruttore. La modifica comportamentale credo che sia in assoluto una delle cose più complesse e complicate che qualcuno deve fare. Quindi io ho già uno che si presenta come educatore, nulla togliendo alla formazione dei miei colleghi, già mi sconfinfera. Poi magari hai scritto tu educatore ed è un istruttore o fatte la pesca. Quando io ti dico che il mio cane ha un problema e tu mi dici ok, glielo presentiamo, io da proprietario del cane dico sì, ma in che modo? In che senso? Cioè, se io ti dico che ho paura dei ragni e tu mi dici dai, entriamo in questa stanza piena di ragni. Cioè, scusum, un attimino, un momento, che la roba. Queste domande dovete imparare a farle, perché magari lui è il professionista, ma un professionista vi sta a spiegare qual è la tecnica che mette in atto, e quella che ha messo in atto si chiama flooding. Io non la uso perché ha delle simpatiche controindicazioni, tipo sensibilizzare gli individui. Funziona, però bisogna saperla usare, e di solito se la lezione dura un'ora, il flooding non è perseguibile, perché servono 4, 5, 6, 7, 8, 12 ore all'interno del punto in cui l'individuo viene a cui si presenta lo stimolo, fino a che lo stimolo diventa una certa neutro, però tu lo mandi totalmente fuori di testa fino a che questo non funziona più. Guardatevi il film V per Vendetta, quello che lui fa alla fine con lei è né più né meno flooding, la terrorizza tutto il tempo, la maltratta tutto il tempo, fino a che lei una certa dice sai che c'è, non me ne frega più un cazzo, ma lui l'ha messa in flooding per un anno, ok? È una lettura particolare del film, non so se l'avete mai vista così, ma io che lavoro in modifica comportamentale ho detto che questa qui è una roba bellissima, il flooding lo devo fare con qualcuno bipede, se qualcuno vuole venire a farsi maltrattare da me per un anno siete i benvenuti. Cucciolo di 3 mesi, estremamente socievole, in passeggiata vuole giocare sia con cani che con persone. Non mi sembra una grande idea, nel senso che come cucciolo dovrebbe imparare l'educazione, ma puoi andare a disturbare tutti, e quanto diventerà grande da adulto, perché fra un po' farai scinautico col cane che ti tira dappertutto, e magari la gente a quel punto non più così interessata, perché il cane è grosso e mi fa paura, iniziano a ritrarsi, io mi ritraggo, lui tira in avanti, va in frustrazione perché non li fai più raggiungere, il cane inizia ad abbaiare. E poi mi chiedete fra un po', cavolo, c'ho il cane che prima andava d'accordo con tutti. Si creano delle situazioni in cui posso permettermi di avvicinarmi a qualcuno, io agli estranei comunque anche no, e però metto delle indicazioni, quindi se io sono al guinzaglio e c'è una persona sconosciuta o un cane legato, io al cucciolo o comunque al cane che ho con me gli dico non è il momento, non è così che ci si presenta e non è così che si gioca, anche perché per quanto sia divertente, bello e fantastico fare naso a naso con un cane al guinzaglio, è frustrante e prima o poi quella frustrazione salta fuori. Quindi come evitare che il cucciolo non vada da tutti?
Siamo noi che guidiamo, non i cani. Quindi se io vedo che c'è qualcuno che mi dà troppo attenzione, si sta avvicinando, io stacco il contatto visivo con la persona, cambio direzione e mi frappongo tra l'estraneo e il cucciolo. E, qui in paese ormai mi conoscono tutti. Quando qualcuno viene con me a fare la famosa lezione al bar, quelli del bar mi guardano come dire: a questo ci possiamo avvicinare oppure no? Ma proprio me lo dicono così col timore, e a volte dico no e a volte dico con questo cane sì, ma allora faccio fare le presentazioni come, tra virgolette, come si deve, cioè da manuale, però è l'eccezione, sì, non è quello che faccio sempre, ecco. Mia madre ha un bulldog francese che attacca sempre il mio husky, come farli convivere insieme, magari facendo, non lo so, cioè due cani che non conosco, di due razze così differenti, descritti in una frase, capisci che te devo dire, trova uno spazio grandissimo, ampissimo, tipo campo da calcio, una porta c'è un cane, nell'altra porta c'è l'altro cane, e quando i due guinzagli diventano morbidi e tutti e due cani sono rilassati con una respirazione decente, puoi ridurre la distanza, ma no che poi andate uno in braccio all'altro, dalla porta vi spostate all'inizio dell'area e poi un po' più in mezzo e poi un po' più in mezzo, e intanto i cani sono sempre in movimento. E se fatta questa cosa anche 3, 4, 5, 6, 7 volte, non importa il numero di volte che si fanno, vedete che man mano le risposte migliorano, e lo sapete perché ci mettete sempre meno tempo a non farli reagire, potete provare a sganciarli, ma avete bisogno di tempo e spazio, cosa che di solito le persone non danno mai, non si prendono mai e non danno mai ai cani. Terrai mai dei corsi di formazione, seminari su determinati argomenti? O li ho tenuti per tantissimi anni in giro per tutto il pianeta, ho insegnato il 2 sei 2 in todo, non è vero, non in tutto il pianeta, mi manca l'Oceania e mi mancherà sempre, visto che sono uscita dal team, e fuori dal team pare che non si possa mai più lavorare. E, però sì, ho sempre tenuto corsi, e se qualcuno mi contatta, avete un centro cinofilo, volete fare delle collaborazioni con me, no traversine, no sponsor traversine, quello io no, ecco, sono abbastanza grande. Però no, volentieri sui seminari se ne può parlare. Dopo quanto posso togliere il premio in cibo alla richiesta di un comando? Quando è insegnato. Allora, vi faccio una pillola di teoria, poi stacco perché devo liberare i wifi. All'inizio, quando io insegno qualcosa, il rating di rinforzo è il 100%. All'inizio voi siete delle macchinette del caffè. Ogni singola monetina che date c'è un bicchierino, quindi per ogni singolo seduto, per intenderci, il cane riceve la monetina. 100%, uno a uno. Man mano che il cane diventa bravo a fare quella cosa, io devo iniziare a far sparire un po' di monetine, un po' di rinforzi, che posso iniziare a sostituire semplicemente con un bravo e basta, un bravo e una coccola, un bravo e magari metto del gioco, perché così creo della variabilità. Dopodiché devo creare un ulteriore livello di variabilità sulla quantità e non solo sulla qualità di quello che io do, ma il rinforzo al 100% non viene mai tolto, perché altrimenti porterei in estinzione il comportamento. Quello che si fa è che si parte da macchinetta del caffè, ma si finisce a slot machine. La slot machine ogni tanto paga, e a volte paga anche bene, ma noi non sappiamo mai quando accade. Voi dovete puntare a trasformarvi in slot machine sostanzialmente per tutto, e avrete il cane che non vede l'ora di lavorare per voi anche ad intensità molto elevate. Ogni tanto arriverà un jackpot, ogni tanto arriva cibo, coccola, complimento tutto insieme, e ogni tanto arriva solo un bravo, punto. Anche perché all'inizio certe cose meritano di essere rinforzate. Un cucciolo che si siede laterale va rinforzato, un adulto che si siede laterale, Nini, non ti dico neanche bravo, ce lo do per scontato, cioè, ma sarebbe anche un po' brutto per il cane sentirsi dire bravo per una cosa che, cioè, è come se voi a un adulto che scrive il suo nome gli dite: caspita come scrivi bene, cioè questo vi guarda e dice: oh, mi prendi per il culo. È la stessa cosa. Però lo stesso adulto magari ti risolve un problema matematico pazzesco
E cazzo, ci sta che gli fai complimenti anche se magari è un professorone dell'università e gongola e fa il pavone. C'è difficoltà e difficoltà, ok? Ragazzi, io devo staccare perché, come vi dicevo, ho il wifi in condivisione e ho terminato il tempo che avevo a disposizione. Tutte le mie live le carico online sul canale YouTube, fra un attimo la carico al volo su Instagram. Se non ho risposto alla vostra domanda, vi invito comunque ad andare a guardare le live dall'altra, quelle già caricate, perché magari qualcun altro ha già fatto le domande che non siete riusciti a fare voi. A chi ha mandato i moduli, sono in ritardo con le risposte, però oggi mi metto sotto e faccio un po' di carta. Alla prossima, non ho idea di quando sarà perché sono un vandalo, però se mettete i vari follow, le varie app vi avvisano. Alla prossima, ciao ragazzi e buona Pasqua se non ci sentiamo prima, perché ovviamente non ho idea di quando mi riconnetterò, magari domani mattina, non lo so. Ciao.